È una vita che aspettavo un upgrade dall'incisore che ha segnato una storia. Ho aspettato tanto, ma credetemi, ne è valsa la pena. Ragazzi, non so se vi rendete conto di come hanno confezionato questa volta la Ortur Laser Master 3. Addirittura c'ha gli adesivi plastificati. Beh, questo non vuol dire assolutamente niente. È il prodotto all'interno che deve essere interessante. Però, come sapete, chi mi segue sa già che ho già recensito la Ortur Laser Master 3 da 10 watt. Però, a parte che questo è il gigantesco Kitter Assist, questa volta riusciremo a vedere questa macchina non più con un laser da 10 watt, ma con un laser da 20 watt. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere la recensione della Ortur Laser Master 3, però questa volta con un laser da 20 watt. Buona visione! Ragazzi, è un evento raro trovare prodotti di questa tipologia accompagnati da una confezione come questa. Vediamo altre parti della scatola per conoscere meglio questo incisore prima di aprirlo. Tanta, tanta roba, finalmente un foglio illustrativo sulle impostazioni per taglia e incisione di moltissimi materiali, tra l'altro disponibile per GRBL e Lightbarn. Manualetto del modulo da 20 W, dichiarazione di conformità con certificato di garanzia, e questo è il manuale in multilingua veramente completo e fatto bene. Molto dettagliato con foto a colori, però ragazzi, noi italiani non ci hanno proprio cagato. Vabbè, ci sono io comunque a mostrarvi il tutto. Cominciamo a togliere parti del telaio, identica al modello da 10 W, e dopo il kit di montaggio passiamo al secondo piano. Gli occhiali, devo dire, sono molto belli. Altre parti del telaio. Questo è il nuovo modulo laser con finestra di protezione e potenza 20 W. Tubicino in gel con cavi di collegamento. L'alimentatore, attenzione ragazzi, da 6 A, a volte nemmeno negli incisori da 33 W è così grande, ed altri elementi per il montaggio e collegamenti, e la scatola è stata svuotata completamente. Come sempre, diamo uno sguardo a tutti gli elementi che troviamo nella confezione. Prima di passare al montaggio vi mostro anche il modulo laser acquistabile separatamente se volete fare un upgrade alla vostra Laser Master 3 per portarla da 10 a 20 W. Naturalmente dovete cambiare la scheda principale che è inclusa nel kit. C'è anche l'alimentatore e il kit per adattare il modulo da 20 W al vostro telaio. Questo è il compressore, apriamolo ma molto delicatamente con il mio mini cutter. Eccolo qua il bestione, munito di speciali gommini in gel per smorzare il negro amaro. Credo che pochi l'hanno capita. Vabbè ragazzi, che ne dite di montarla? Sarà breve ma intenso. Facciamo passare subito il cavo nella scanalatura del montante sinistro e poi blocchiamo i due laterali al sostegno posteriore bloccandoli dall'altro lato con due viti a testa brugola. Prima di chiudere il telaio mettiamo il modulo che fa scorrere il laser e poi mettiamo la parte frontale bloccandola saldamente ai montanti laterali senza schiacciare il cavo FET. La parte più divertente, i tiranti. Prendiamo le due cinghie chiuse e cerchiamo di acchiappare la ruota dentata dentro a questa apertura e poi portiamo l'altro capo al tirante. Il grano serve per tensionare la cinghia attraverso questo tensionatore. Fate questa cosa anche dall'altro lato. Ora portiamo a battuta il supporto scorrevole del laser e blocchiamo le cinghie su questo speciale supporto dentato. Dopo aver messo l'antennina Wi-Fi, passiamo a metterle fine corsa. Come vedete ci sono due fori, ma con il modulo laser più grande, i fine corsa li dobbiamo mettere nel foro più distante. Sì, ragazzi, questi sono i fine corsa speciali di questo modulo, niente micro switch o sensori ottici. Procediamo adesso alla connessione dei cavi e poi al cablaggio. Come vedete ci sono tre punti per fissare il modulo, dipende dall'altezza del materiale da lavorare. Nella parte bassa possiamo trovare la piccola levetta per la distanza del punto di messa a fuoco. Collegato il tubicino facciamo una prova di movimento. Bene, il telaio si muove perfettamente, mi raccomando al cablaggio. Infine mettiamo la micro SD card nella presa sulla scheda dell'incisore e prepariamoci per la prima accensione. Naturalmente non dimenticatevi il Kitter Assist. Alimentiamo la macchina e colleghiamo il cavo USB al vostro computer. Eccola qui ragazzi, in pochissimi minuti montata, bellissima come sempre, per il solito telaio. Ora, prima di andarla a provare,
Si fa un controllo che i cavi non siano di impedimento, che il movimento sia fluido, ma soprattutto che il telaio non sia ballerino che abbia dei giochi particolari. In questo caso basterebbe registrarli. Ora andiamo a fare una cosa altrettanto importante, che normalmente si dovrebbe fare quando si acquista un incisore laser, è quella di utilizzare un parametro importante o una funzione in Lightbarn, il software che si utilizza per la gestione di questi incisori laser. Quella funzione serve per capire a quale potenza e a quale velocità riusciremo a tagliare da banda a banda un qualsiasi materiale. E lì verrà creata una specie di griglia con tutti questi quadratini con scritto i valori. Ed è una cosa che reputo molto importante perché sarà un riferimento ogni volta che dovete tagliare un determinato spessore. Andiamola a vedere subito. Sì, ma prima sarà il caso questa volta di controllare se il modulo del laser è perfettamente dritto? Dovete sapere che il 95% degli incisori laser, almeno di quelli che ho provato, ha un problema. Che il laser è leggermente inclinato e con una squadra riuscirete a vedere di quanto. Ora, fortunatamente ragazzi, su questo modello l'intervento da fare è banalissimo, che possono fare praticamente tutti, e vi faccio vedere come si fa. Per fare questa modifica dobbiamo togliere il modulo laser e successivamente allentiamo le quattro piccole viti che bloccano il supporto del modulo. Purtroppo quelle in basso sono troppo corte per far entrare questo spessore di alluminio da 2 mm, quindi togliamole e andiamo nel kit perché ci sono due viti M3 più lunghe che possiamo tranquillamente utilizzare. Tagliamo a misura la piattina in alluminio e poi mettiamo le due nuove viti. Introdotta la piattina, stringiamo bene con una chiave a brugola. Rimontiamo il laser e adesso andiamo a controllare con la squadra se il modulo adesso è dritto. Ora finalmente ci siamo. Sì, ma ritorniamo alla funzione Material Test, presente in Laser Tools del software Lightbarn. Una volta aperta la finestra, imposto 10 righe e 8 colonne. Velocità minima 60 mm al minuto, 600 come massima. Imposto anche i quadratini 8x8 mm e come potenza do un range da 30 a 100%. Facciamo un'anteprima per capire più o meno come verrà il test e mi raccomando, dopo la preview di stampa, possiamo avviare il lavoro. Tranquilli, non dobbiamo più fare niente, penserà tutto il Lightbarn a cambiare velocità e potenza in relazione all'avanzamento del processo. La scritta Ortur con modello e potenza per l'offset per il taglio li ho aggiunti io dall'area di lavoro perché questi campioncini dovranno essere sempre a portata di mano. Ecco il nostro test della verità. Vediamo di capirci meglio, almeno dal mio punto di vista? Analizziamolo. Visti così, tutti i quadratini potrebbero essere buoni, giusto? Dal momento che sono stati tagliati. Però non è proprio così. Innanzitutto escludiamo il 100% perché la potenza massima del laser si riduce drasticamente la durata di vita in pochi mesi di utilizzo. Escluderei anche questi valori perché troppo lenti. Con uno spessore di soli 4 mm possiamo permetterci di andare un po' più veloci, no? Escludiamo anche questi. Il taglio sì è passante, ma veramente a pelo e non mi fiderei, siamo troppo al limite. Ecco, questi sono i valori ottimali. Scegliete voi il giusto compromesso tra potenza e velocità, ma ricordatevi che stare intorno all'80-90% è senza ombra di dubbio la migliore soluzione. Vediamo adesso il limite di questo incisore, ovvero qual è lo spessore massimo che potrà tagliare. La prova è stata fatta con un listello di abete da 18 mm, legno molto morbido e tenero, quindi questo spessore è molto relativo. Ho preso i valori di potenza, velocità e step dal manuale che trovate nell'incisore e i parametri consigliati per questo spessore materiale sono potenza 100%, velocità 100 mm al minuto e due passate. Tagliato di netto e pulito anche se la carbonizzazione è abbastanza evidente. Ricordiamoci che è pur sempre un 20 watt. Adesso vi mostro una cosa spettacolare. Anche questo laser riesce a tirar fuori delle colorazioni su acciaio molto belle, specialmente su basse potenze e alte velocità. Quelli che state vedendo non sono veri e propri colori, ma ossidazioni chimiche dell'acciaio che si manifestano con l'alta esposizione del calore. Guardate che colori spettacolari, le tonalità di blu sono veramente molto molto belle. Bene, vedete che ad ogni colore corrisponde un valore? Abbiamo diverse colorazioni, blu, celeste, giallo, viola, marrone, arancio eccetera, e quindi adesso che abbiamo per ogni colore il suo valore, perché non proviamo a incidere un disegno con questi colori? Sul web ho trovato questa farfalla che poi ho vettorizzato assegnando per ogni figura che la compone un livello. I lavori potenza e velocità li ho scelti in relazione al test che ho fatto. Guardate che spettacolo, i colori sono abbastanza fedeli, ma quello che è importante è il risultato finale. Veramente un ottimo risultato. Vediamo anche un'incisione di una foto. Ho preso il grande Albert Einstein e fatto un'incisione utilizzando la massima velocità di questo incisore con una potenza dell'80%. Non aspettatevi un'altissima definizione perché le incisioni su un multistrato di abete non sono il massimo. Devo dire però che il risultato non è per niente male.
facciamo un altro test. Siccome l'incisore è velocissimo, vediamo che combina su taglia moderate velocità. In questo modo possiamo capire i limiti della macchina. Non ho fatto delle incisioni ma dei tagli non passanti e come immaginavo da 3000 a 6000 mm al minuto le scritte si sono deformate, mentre fino a 2000 il risultato è accettabile. Ma dovete sapere che non si usano alte velocità per fare scritte con la funzione Line di Lightburn, perché i motori hanno troppi cambi repentini di direzione. Beh, sarebbe come camminare per un centro urbano a 200 km orari e pretendere di non distruggere la macchina quando si fanno le curve a quella velocità. Ma allora, a cosa serve l'altissima velocità dei 20.000 mm al minuto se i risultati sono i seguenti? Semplice, per fare le incisioni, perché il laser si muoverà soltanto in una direzione mentre incide. L'altro movimento serve per lo spostamento per andare dalla linea sotto, ma quando lo fa, non incide. Visto che ci siamo, perché non facciamo un test per capire la qualità delle incisioni? Conoscendo già la macchina ho messo dei valori ottimizzati. Come vedete anche a 10.000 mm al minuto con una potenza del 70% abbiamo un'ottima marcatura di incisione. Se riuscite sui test di incisione, ottimizzate le vostre tavolette test facendo fronte e retro. Ecco la gestione attraverso app. Per chi non lo sapesse, il Laser Master 3 ha la gestione attraverso app scaricabile dal Play Store e disponibile anche per Mac. La comunicazione avviene tramite Wi-Fi e basta selezionare il modello, in questo caso il Laser Master 3. Fate Next e con l'incisore acceso premete 5 volte il pulsante luminoso. Quando il LED flasherà con diversi colori significa che è stato riconosciuto e possiamo proseguire. Una volta connesso l'app possiamo avere la completa gestione. Tra l'altro l'app è tra le più complete che possiamo trovare per la gestione di questi incisori e consente non solo di controllare i motori di movimento ma anche di fare molte cose. Possiamo importare il file G-code oppure importare immagini dove possiamo posizionare e ridimensionare nel piano cartesiano e apportare modifiche come luminosità e contrasto, oppure caricare dei modelli già pronti dalla libreria interna. Fare delle scritte con diversi font, addirittura c'è una funzione che ci permette di generare dei puzzle. Questa invece è quella che io reputo quella meno interessante, il disegno a mano libera. Magari utile per esempio se volete incidere la vostra firma oppure fare dei disegni artistici. Infine possiamo generare dei QR code o codici a barre. Visto che ci siamo, vediamo di provare a fare un'incisione e taglio tutto da app. Carichiamo la foto di Marilyn Monroe e posizioniamola al centro. Facciamo una preview di stampa e dopo aver impostato i parametri giusti, avviamo l'incisione. Finita l'incisione, adesso realizziamo un puzzle e avviamo questa volta il taglio. Niente di che ragazzi, è solo una dimostrazione che anche da app è possibile fare più cose insieme, ma i risultati che potete ottenere sono molto più belli di questo esempio fatto in 5 minuti. Adesso diamo uno sguardo anche alle caratteristiche tecniche, ma quelle che ci interessano di più. Confrontiamo questo Ortho Laser Master 3 da 20W con il modello più piccolo da 10. Punto di spot, più sottile per il modello da 10W, ma più equilibrato e preciso per il modello da 20. Potenza della macchina, più potente il 20W e anche più energivoro con i suoi 120W di assorbimento. Massima potenza luminosa, come abbiamo già visto, 20W per l'attuale e 10W per l'altro modello. Area di lavoro, leggermente più ridotta per il 20W, perché il modulo prende qualche centimetro di più con i suoi 400x380mm. Comunque il telaio è estendibile per portare la lunghezza da 400 a 830mm. Lunghezza focale 65,5 mm per il 20W e 50 mm per il 10. Messa a fuoco manuale per entrambi i modelli. Lunghezza d'onda sia per il 20 che per il 10, 450 nanometri come tutti i modelli di laser a diodo. Ore di vita per tutte e due maggiore di 10.000 ore, ma sono valori da prendere un po' con le pinze. La durata di vita dipende da molti fattori, uno dei quali è la potenza che utilizzerete ad ogni taglio. Velocità massima uguale per entrambi dal momento che hanno lo stesso telaio, 20.000 mm al minuto. Frequenza per la pulizia della lente, ogni 50 ore di utilizzo, sempre per entrambi i moduli. E per finire, le funzioni supportate, Wi-Fi, DAP, tramite cavo e SD card per entrambi i modelli. Siccome non tutti lo fanno vedere, io vi mostro anche come si pulisce la lente. Ogni tanto, almeno dopo molte ore di utilizzo, è consigliato fare la pulizia della lente. Fortunatamente su questo modello è un intervento semplicissimo. Basta rimuovere a mano il beccuccio e prendere la speciale chiavetta inclusa nel kit perché bisogna rimuovere la ghiera che blocca la lente. Adesso capovolgete il modulo e fate cadere la lente nella vostra mano. Con il panno in dotazione fate la pulizia, meglio se utilizzate il liquido per occhiali, oppure la sostituzione. Nel kit avete anche una lente di ricambio. Finito l'intervento di pulizia o sostituzione, rimettete la lente nella sua sede prestando attenzione a non graffiarla e poi rimettete la ghiera in alluminio. Finito, potete rimettere il beccuccio e l'intervento è completato. Vediamo i pro e i contro.
Il confezionamento, la migliore confezione che abbia mai visto su un incisore laser. Il telaio, veramente bello con un design molto innovativo e il fatto di essere abbassato porta al minimo le vibrazioni. Molto silenzioso anche durante spostamenti veloci, corredato di un'app molto completa e funzionale. È 20 watt ma gestiti molto bene. Una scheggia 20.000 mm al minuto con un'ottima resa sulle incisioni, getto d'aria del kit Air Assist molto potente e 7 protezioni tra cui il fungo di emergenza che non sempre si trova su tutti gli incisori laser. Infine, procedura della pulizia lente o sostituzione facile e veloce. Ma adesso vediamo gli aspetti che reputo migliorabili ma che non compromettono il funzionamento. Il compressore non potrà essere attivato dalla funzione M8 su Light Barn perché è alimentato direttamente, però c'è da dire che è alimentato in modo indipendente a 230 V senza togliere corrente all'alimentatore dell'incisore. Non ha un display e neanche predisposto e questo non potrà in futuro dare la possibilità a questo incisore di diventare completamente autonomo e che possa funzionare senza l'utilizzo di un'app o di una connessione diretta al computer. Però ha una funzione intelligente che una volta importato il file dal computer nell'SD card dell'incisore, questo può funzionare in modo autonomo anche se il computer dovesse andare in blocco oppure se si dovesse scollegare il cavo. Purtroppo l'area di lavoro con il modulo da 20 watt si riduce di qualche centimetro e già di per sé 400x380 è un'area un po' limitata, ma potete acquistare separatamente l'estensione perché il telaio dell'Ortur 3 è predisposto. Veramente una gran bella macchina, adesso con il modulo da 20 watt la Ortur si è rimessa in gioco. Chissà quando uscirà il modello da 30 o 40 watt, ma di sicuro appena uscirà lo proverò. Mi raccomando, link in descrizione, controllate se è presente il coupon sconto. In altro modo seguimi su Telegram per le offerte commerciali esclusive, potresti trovarla ad un prezzo super scontatissimo. Like se vi è piaciuta questa recensione e noi ci rivedremo prestissimo. Un abbraccio e buona continuazione!